Intanto buongiorno e bentrovati insomma a tutti quanti. E credo che ce l'avevano dimostrato già durante la stagione scorsa, quindi non avevo dubbi sull'entusiasmo che si respira in città e nell'ambiente giallorosso. Quindi parlando prima delle vacanze insomma con il direttore e con la proprietà, insomma, ero convinto che la passione sugli abbonamenti fosse come poi si sta verificando, quindi tutta questa passione dei colori della squadra, della propria città, si sta riversando sugli abbonamenti e sul voler essere partecipi a questa stagione, che sicuramente sarà in salita, ma credo che possa essere una stagione comunque bella dopo credo 7 anni di non partecipare al campionato di Serie A. Mister, esattamente un anno fa, proprio alla vigilia della partenza del ritiro del Terminino, ebbe modo lei di fare i complimenti alla Juve per l'acquisto di Ronaldo, no? E a domanda specifica, un po' sorridendo, disse magari lo affronteremo in Coppa Italia. Ecco, quest'anno invece lo affronterà davvero Cristiano Ronaldo in Serie A. Se pensa a questo concetto, che cosa le viene in mente? Credo che abbiamo fatto un percorso straordinario per poter arrivare a confrontarsi e a giocare contro questi giocatori o queste società, proprio perché un anno fa eravamo in Serie B e quindi oggi poter pensare di affrontare una società come la Juventus o come tante altre che partecipano al campionato di Serie A era impensabile, con la stessa umiltà che abbiamo affrontato l'anno scorso la Serie B ci apprestiamo a fare questo campionato e poi insomma vediamo quello che riusciremo a fare. Ben ritrovato, le chiedo subito, si parte per il ritiro, quanto è importante lavorare bene in questa fase, soprattutto con una rosa che si sta andando a delineare, però ancora non è al 100%. Io faccio sempre un esempio, no? Il ritiro è come quando nasce un neonato, un bambino, è la partenza, è la nascita di qualcosa, dobbiamo essere bravi a fare i passi giusti, a non cadere quando ci si alza per le prime volte, insomma si fa un percorso difficile e va creato un'alchimia giusta, situazioni che oltre a quelle tecnico-tattiche che ognuno di noi, di allenatori, di squadre, di società possono avere come idea, quello che per noi è stato fondamentale in queste due stagioni è stato il gruppo, per poter colmare differenze tecniche che sono abissali con delle squadre, con alcune ci si potrà giocare magari alla pari, ma con tante a livello tecnico ci sarà grande gap, credo che il gruppo, l'unione, l'organizzazione siano quelle che ti possono dare quelle piccole speranze in più per poter arrivare alla fine del campionato ad un obiettivo che potrebbe essere la salvezza. Vorrei dare un giudizio sui nuovi acquisti, ieri il direttore parlava soprattutto anche di, oltre che ottimi calciatori, di persone pulite, di persone dal punto di vista caratteriale che si adattano perfettamente proprio a quello che diceva lei. A livello tecnico li abbiamo visti col direttore, quindi se li abbiamo scelti è perché riteniamo che possano essere utili. Sul campo l'ho visti poco, però ecco, queste caratteristiche noi le cerchiamo nei ragazzi, nelle persone. Perché proprio crediamo in questo, come ti ho detto prima, ci sarà modo di conoscersi meglio, perché il ritiro serve anche a questo, stare insieme, conoscere i pregi e i difetti di tutti noi stando insieme e cercare poi di esaltare le qualità di ognuno di noi e cercare di nascondere i difetti che abbiamo. Questo è l'obiettivo, speriamo di riuscirci velocemente perché poi le partite iniziano quasi subito, il tempo vola, dobbiamo essere bravi e essere concentrati su questi
tre settimane piene, due fuori e quando rientriamo, perché poi iniziano le partite, insomma, già ufficiali. Fabio, la scorsa settimana dicesti tra le sorprese il Bologna del mio ex compagno Mihajlovic. Oggi vuoi lanciare un messaggio sapendo lui cosa sta passando, ma sapendo anche la tempra regata, probabilmente, no? E la tua certezza che magari possa essere comunque lo stesso in campo. Guarda, questo per me è un po' un tasto dolente, non sono uno che insomma gli piace esporre, insomma, in pubblico dei pensieri quando sono così personali. A prescindere dal lato tecnico, Sinisa per me è stato un compagno, un amico, e quindi sono in grande difficoltà su queste cose. L'unica cosa che posso augurargli, per quello che poi conosco l'uomo, che vincerà anche questa battaglia, lo farà per lui stesso, per la sua famiglia, per i suoi figli, quindi è l'unica cosa che sento in questo momento di poter dire. Vado veramente in difficoltà su questo, quindi gli auguro tutto il bene possibile a lui e alla famiglia. Allora, sulla definizione della rosa ci troviamo sempre d'accordo con il direttore e con la proprietà, quindi ci confrontiamo spesso e abbiamo dato delle direttive e le stiamo eseguendo, come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Quindi poi le tempistiche del mercato, purtroppo è difficile dare un out a dei tempi. Credo che poi l'importante sia poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi. Come tutti gli allenatori, vorrei averli all'inizio della preparazione, ma questo sappiamo anche nello stesso tempo che è quasi impossibile, quindi l'importante è che poi alla fine del mercato la squadra sia completa per come ce la siamo prefissata, quindi non ho grandi difficoltà su questo. E la Padula può giocare da prima punta, da seconda punta, credo che non abbia nessuna problematica su questo, o almeno negli anni che ha giocato più moduli. La terza era il modulo, credo che partiamo da quello che è la nostra certezza e alla conclusione della rosa definitiva sicuramente adotteremo anche uno schema o un progetto tecnico che possa essere alternativo al 4-3-1-2. Mister, in questo momento il calcio mercato che cosa manca secondo lei a Lecce? Quali sono i tasselli che devono arrivare da qui alla fine delle rotative? Credo che già è stato detto, io ho letto delle interviste dal presidente, del direttore sportivo, quindi non c'è nulla di segreto. Mancano delle pedine, senza dire, insomma, mancano ancora delle pedine per completare la rosa, quindi questo lo sappiamo, ci stiamo lavorando e sono sicuro, insomma, che poi arriveremo a quello che vogliamo arrivare. Comunque mancheranno, credo, insomma, 3-4 uscite, poi dopo 3-4 entrate, quindi poi vediamo anche le possibilità di fare e come farli. La squadra è a buon punto, manca qualcosa, ma c'è ancora tempo, quindi non abbiamo questa fretta di dover per forza fare mercato entro il 15 luglio, insomma, quindi andiamo. Non hai fretta nemmeno di aspettare lo puoi aspettare, non ti poni dei limiti. Guarda, Ilmaz non è un giocatore nostro, quindi io faccio fatica a parlare di giocatori che non sono i nostri, e fa parte di tanti nomi che leggo, è una possibilità, se sarà così è un giocatore ben accetto, se no avremo delle alternative valide, comunque, come ha detto il presidente e come ha detto il direttore.
non possiamo avere una idea sola, non l'abbiamo mai fatto, quindi non lo facciamo nemmeno quest'anno. Ci siamo andati direttamente, se la trattativa andrà in porto bene, se no troveremo delle alternative. Beh, così veloce no, non potevo prevedere una cosa così. È vero anche che io faccio questo, diciamo che lavoro, chiamiamolo tra virgolette, con passione, con voglia di crescere, con grande motivazione per fare sempre il massimo. Quindi dentro di me c'è sempre quella fiammella che mi porta ad alzare questo obiettivo. Poi c'è anche l'obiettività, la ragionevolezza di quelli che sono le potenzialità, quanto si può alzare l'obiettivo con l'organizzazione, il lavoro. Poi ci sono delle cose oggettive che sono la qualità della rosa, da qualche parte si può fare qualcosa in più. In questa categoria diventa difficile andare troppo oltre a quello che è l'obiettivo, perché poi le qualità delle rose sono, c'è grandissimo divario, quindi a differenza della Serie B non ci sarà mai una squadra che possa andare tanto oltre non avendo delle qualità dei giocatori e una rosa adeguata per dei posti differenti. Sai, è sempre quella che deve arrivare, no? Perché le altre due abbiamo già avuto dei risultati straordinari, abbiamo vinto, e quindi sicuramente quella più difficile sarà quest'anno, ma lo erano anche le altre all'inizio. In partenza ci sono tante difficoltà, poi il lavoro insomma ci dirà se saremo stati bravi o no, questo possiamo dirlo soltanto alla fine del percorso, fermo restando che questo entusiasmo, questa volontà, questa positività, bisogna sapere che dovrà rimanere tale anche nei momenti in cui verranno delle sconfitte anche consecutive, perché poi questo è un campionato che si può prendere anche delle scoppole, perché c'è grande differenza con delle squadre, quindi però l'importante è che riusciremo ad essere una squadra che possa rimanere attaccata a quel carro di 4-5 squadre che magari lotteranno fino all'ultimo secondo. Ecco, l'esempio che ho letto questa mattina del presidente credo che debba essere diciamo la strada continuativa per tutta la stagione, cioè poter arrivare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita a lottare per qualcosa. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Sei entrato in campo a vederlo? No, non sono entrato, sono rimasto sulle foto e i plastici. Quanto è cresciuto Fabio Di Verani dalla prima esperienza in Serie A? Credo di essere cresciuto, il percorso fatto poi qui a Lecce, oggi parliamo dell'inizio del terzo anno, quindi quando poi uno continua a lavorare, a stare sul campo, a trovare difficoltà, incontrare allenatori, società, squadre, fa tutto esperienza. Credo che l'unica cosa che non si può discutere è che per fare esperienza bisogna allenare, quindi quando si parla di giocatori o allenatori e si dice sì, bravi, però non hanno esperienza, è l'età, no? E quindi è la possibilità, è il tempo, però se non glielo si dà né ai giocatori né agli allenatori diventa difficile diventare esperti. Grazie a questo percorso oggi insomma ho un'età in cui questo credo che sia
non conto molto, però credo già il quarto, il quinto, il sesto anno da allenatore, e vuol dire che si dà continuità a un lavoro. Credo di essere pronto, poi dopo un conto essere pronto con i risultati, un conto essere pronto poi ad allenare, a tenere un gruppo. Questo poi fa parte sempre di quelle due situazioni che ti danno un'identità o un giudizio in base ai risultati, sicuramente sarà così, e poi c'è anche in base a chi può seguire gli allenamenti, la programmazione di un allenatore e di uno staff. Queste sono le due cose che vanno un po' distaccate. Fabio, l'anno scorso il Bari, quest'anno il Palermo, il Foggia, ti aspettavi queste altre grandi defaillance? Il calcio sta proponendo un giro di vita. Purtroppo la strada del Palermo era già segnata da precedenti cambi di proprietà o diciamo finti proprietari, insomma già 2 anni fa diciamo questa problematica già c'era dentro fuori con Zamparini. Quest'anno credo che si era un po' stretto il collo intorno alla società, non c'era più tempo per poter andare avanti da quello che ho letto dalle sentenze, quindi già erano 2 o 3 anni che i bilanci non erano regolari, quindi purtroppo non doveva arrivare a 3 anni e sarebbe stato meglio all'inizio forse trovare una soluzione. Il Foggia credo che sia una conseguenza della retrocessione, avendo fatto magari degli impegni economici di un certo tipo, quando poi riscendi dalla B alla C a livello economico può esserci delle grandi problematiche. Mi rilego a quello che insomma è stato anche detto, che quando poi si vince, si va in una categoria superiore, esagerare troppo nello spendere quello che sono le risorse, si rischia che se poi c'è l'annata storta, quando riscendi non sei in grado di poter gestire una società e quindi dopo scoppi. L'obiettivo che abbiamo in questa società è proprio questo, quello di fare il massimo, mantenendo però una solidità alla società, ad investire nelle strutture, a ricreare un settore giovanile importante, a dare sicuramente grande lustro per la Serie A, ma a far sì che non si può vivere una società soltanto ed esclusivamente sul risultato sportivo o non. Cioè non può più esserci una società che senza una categoria o senza una stagione positiva debba saltare con tutti i numeri. Questo credo che non sia più sostenibile nel calcio italiano, non credo che sia giusto e non è bello fare azienda calcio ogni volta con l'all-in, non si può fare così. Intanto partiamo che casomai sono io che ho portato loro in serie. No, scherzo. Quanto questa gliela posso fare a Mancoso e agli altri, perché insomma c'è un buon rapporto. No, ma i ragazzi come sempre sono loro poi gli artefici di tutto quello che io possa avere come idea o io posso pensare come calcio. Lo dico spesso, è normale che l'allenatore è importante, però poi l'artefice è il giocatore, è quello che va in campo, è quello che mette in pratica le tue idee, e se lui non ci crede, se lui non vede obiettivi, se lui non vede risultati, diventa difficile. Tu puoi essere, lo dico sempre, io posso essere il più grande tattico del mondo, il più grande studioso del mondo, ma se poi non trovo la chiave nella testa dei giocatori, lo stimolo ed altre cose, non arriva nulla. Credo che ci debbano essere competenze tecniche, tattiche, studio, capire tante cose, gli avversari, ma principalmente bisogna cercare di tirare fuori il massimo dai propri giocatori, a prescindere dai numeri, i moduli, e
tra noi e questi gruppi, tra lo staff e i giocatori che queste due stagioni abbiamo partecipato insieme, credo si sia instaurato alla grande.